Russi e Ronta, due squadre che sono sostanzialmente vittima di un destino comune, il Ronta che deve vincere per cercare in maniera quasi disperata di agganciarsi a uno spareggio play-out che in questo momento sembra lontanissimo, ma anche il Russi vuole vincere per mettere ulteriore spazio proprio dalla zona play-out. Un Russi aggressivo ci prova al sesto con questa bellissima conclusione da parte di magari out di pochissimo, ancora magari al 24esimo scatenato, ma in questo caso c'è la risposta del portiere Manuzzi. Andiamo al 37esimo minuto, azione che nasce sulla sinistra, il cross di magari, la conclusione vincente da parte di Focaccia, ma viene annullato questo gol per un offside. E allora prova a svegliarsi il Ronta con questa percussione, il sinistro tentato da Alianei, alto sopra la traversa. Al 46esimo calcio d'angolo per il Russi, smanaccia il portiere Manuzzi, poi arriva il duplice fischio, si va all'intervallo sullo 0-0, poi siamo nel corso della ripresa, è il 48esimo minuto, ci prova con questo cross pericolosissimo il Russi, respinge Manuzzi, ci prova alla fine Giorgini, alto sopra la traversa. Ancora l'azione della Russia, ancora scatenato Marco Magari, entra in area di rigore, si conquista il calcio di rigore. Forse il migliore in campo in questa partita, magari c'è l'ammonizione anche per Miecchi. Dal dischetto va e trasforma Miserocchi, la rete che alla fine si rivelerà decisiva per il Russi, per battere il Ronta che però prova a reagire. Altra punizione, in questo caso effettuato dal numero 10 Alianei, pallone che termina tra le braccia del portiere Casadio. Tra il 62esimo e poi il 60, tra il 69esimo e il 78esimo arrivano due espulsioni per il Ronta, quelle di Piraccini e dello stesso Alianei. E allora il Russi può chiudere all'82esimo, ma il gol di Ibricic viene annullato. Un gol che comunque avrebbe solo reso peggiore il passivo per un Ronta che cade al Bucci di Russi per 1-0.